Può essere che questo è lo shortcut che non potevamo aprire all'inizio qua? No, non penso, perché qua c'erano dei cristalli. Non penso sia quella zona che penso io. Ah, no, forse è quella invece. Questo è lo shortcut, è qui che avevo visto i cristalli. Ah. E infatti io volevo fare backtracking in una zona precedente. Ed ecco lì l'ultima spada. Volevo fare backtracking, solo che non sapevo come e dove più che altro. E tu sei stato un coglione. Sai quando hai un nuovo giocattolo e continui ad usarlo solo e solamente quello perché è nuovo? È vero che c'ho l'affondo con la spada, aspetta. E chi se lo ricordava più? Allevati. Aspetta. Ecco fatto. Con l'affondo della spada posso fare dei bei lanci. Posso fare dei bei lanci dei nemici di sotto. Però devo anche curarmi. Sterminatore. Penso di aver ucciso un buon numero di nemici. Aiuto. Dai. Dai, forza. Ecco qua, via l'ascia e via il busto. Ottimo. Allora, mi prendo le mie sfere d'ira. E mi prendo anche le mie sfere verdi. Che sai com'è? Oh no. Quando pensi che tutto sia finito. Quando lo speri più che altro. E a saperlo non mi curavo, ma scusami. Ecco fatto. A sapere che c'eri tu non mi curavo. Almeno smettevo. Dai. Dai, vieni. Vieni che ti butto di sotto. Stavolta è stato molto più facile di prima. E finalmente l'ultima spada è in mano nostra. Ottimo. Ah, e ti pareva. Ti pareva se... Come... Aspetta, è vero, per pararmi devo usare lo stesso tasto del dash. Merda. Qua mi sa che ci crepo. Sono in troppi in questa zona. Ma che palle quel cazzo di ascia. Ha un raggio troppo ampio. Ma pappa ancora. Dai. Devo usare più attacchi possibili di ogni tipo. Ma guerra però anche tu, che cazzo. E voi invece siete abbastanza forti da farmi incazzare. E ti pareva. Ok, e uno è andato. Finalmente. Dai, ora è una sfida 1-1.
Dai, vieni qua. Guerra. Sai com'è? Non vorrei dovermelo rifare sto combattimento. Olè, finalmente, vieni qua, che è finita anche questa. Ma meno male che mi sono curato prima. Ma meno male. Cazzo, sarei morto sicuro. Sarei morto sicuro prima se non mi curavo. C'è qualche oggetto che posso prendere? No, sembrerebbe di no. Perfetto. E comunque, quell'oggetto che c'è là in fondo, cioè quella zona che c'è qui sulla sinistra, un po' mi puzza di oggetto nascosto. Comunque, il backtracking stavolta lo facciamo da questa zona per vedere se mi sono perso qualche oggetto. E anche per colpire un po' di nemici, giusto per recuperare anime e vita. Ma forse non conta perché c'ho la spada di cristallo. Forse in questo momento il gioco vede la spada di cristallo diversa dalla mia spada e quindi non mi dà l'abilità. La butto lì, eh. E infatti non mi sono curato neanche mezza volta. E siamo tornati nel giardino. Siamo tornati nel giardino. Prima di avanzare vorrei fare un po' di backtracking, tipo fare esplodere quello lì. Però non ci arrivo. Ecco, ci siamo arrivati. Ok, per arrivare da lì probabilmente dovrò salire però. Oh guarda, una cesta verde che prima avevo lasciato. Perfetto. Meno male che non le ho aperte queste robe. Oh, eccoci qua sul balcone finalmente. Allora, quindi, ora che abbiamo fatto esplodere il cristallo, vediamo, aspetta se anche di qua c'era qualcosa che dovevo far esplodere. Probabilmente no. Eccoci arrivati. Vediamo cosa nasconde questa zona, se non una cesta. Ovviamente, collezionismo. Cosa ci sarà? Un pezzo dell'armatura? Credo di sì. No. Il cerca tesori, un gioiello demoniaco che rivela la posizione di tutti gli scrigni presenti nelle vicinanze sulla mappa. Grazie. Finalmente. Quindi se ora non ne vedo tesori sulla mappa, vuol dire che in questa zona li ho già presi tutti. Qui però c'è ancora una porta chiusa rossa. Però qui invece so cosa c'è che non ho ancora preso, visto che prima non avevamo modo di tenere giù quella bestiola. Ecco fatto. Ora, qui c'è una cesta. Qui c'è un coso di aria che mi farà passare. Vediamo. Armatura degli abissi? Armatura degli abissi, perfetto. Lì c'è una cesta verde? Ah no, lì c'è un cristallo. Devo andare a prenderlo. Devo andare a prenderlo. Qua sotto invece ci sono addirittura due ceste. Una intera sfera dell'ira. Perfetto. Ora abbiamo tre attacchi ira. E quante anime? Neanche troppe. Ora dobbiamo prendere quel cristallo. Perché non fai mai il doppio salto quando devi? Dobbiamo prendere quel cristallo artefatto. Beh, siamo arrivati dall'altro lato almeno. Non ci arriverò mai, vero? Devo prendere il salto giusto. Dobbiamo saltare subito in sua direzione. Arrivo, eh? Preso. È un artefatto campione. Questo talismano rappresenta l'elite degli artefatti della legione. Sono solo 6 di queste icone sono state conferite ai signori supremi che hanno comandato le legioni dell'inferno. Riporto a Vulgrim per una ricompensa. Beh, se con quello soldato ci dava 500, magari con questo ci dà 1500? 2000? Non vorrei dire numeri troppo alti. Penso di non aver lasciato più tesori in giro. E alla fine
La porta rossa che abbiamo appena superato è quella che nasconde il boss. Benissimo. Vediamo, non penso... No, ci sono altri due tesori qua sotto. Va bene, tanto lì ci devo scendere ora. Andrei però un attimo da Vulgrim, giusto per sicurezza, e mi comprerei qualcosa. Allora, qua fuori ho lasciato una cesta verde, e va bene. E qua invece c'è ancora un cristallo che è indistruttibile. Vulgrim, rieccomi. Tieni un po' di artefatti. 2000 anime, quindi mi ha dato 500 per quelli piccoli e 1000 per quello grande. Forse arrivo a 5000 per prendere questo, così iniziamo a generare ira spontaneamente. Però per la battaglia un cristallo verde io me lo comprerei, ma giusto per sicurezza. Comunque io prenderei, giusto per sicurezza, questo attacco. Direi che va bene come attacco. Quindi qua avevo lasciato una cesta verde, e va bene, non importa. E mi sa che anche dall'altro lato avrò lasciato una cesta verde. Sì, infatti era un'altra cesta verde. E infine, ecco a te l'ultima spada. Clink! Abbiamo tutte le spade. Si sale di sopra, piano piano. Ah, ascendo. Credo di non aver lasciato più nulla ormai in giro. E siamo proprio dove pensavo, dove c'è la porta rossa. Ovviamente. Il sigillo è stato spezzato. Vieni avanti, guerra. Vediamo, qua c'è qualcosa? No. Fino a che non avrei ucciso Tiamat, da qui non si esce. Ok, non è un problema mio. La solita scalinata infinita che ti porta sempre alle boss fight. Santo cielo. C'è qualche oggetto che possa prendere prima della battaglia? Sembrerebbe di no. Tiamat, dove sei? Sono morto, anche io mi ero risucchiato la vita. Il consiglio ha ridotto i cavalieri a miseri assassini. No, solo io, non so dove sono gli altri. No! Il mio grifone! Ha comprato la tua fedeltà! Il mio grifone bello! Poverino! Perché se sei in vendita, cavaliere, forse ci possiamo accordare. Non ti piaceranno le mie condizioni. Ho già trovato il frame. Guarda le mie lette vampirose! Tutte ballonzolose, sono un vampiro vecchio io. È un vampiro drago viverna. Benissimo. Non finiranno bene per te. Chissà perché la cosa non mi sorprende per nulla. Dai, vieni qua. Aiuto. Aspetta. Avresti dovuto considerare. Merda, l'ho lanciata sulla coda, mi sa. Un vero peccato. Già. Un vero e proprio peccato. Ma dai, l'ho palesemente... Vuoi vedere che non c'è più? Vuoi vedere che è scomparso? Ovviamente è scomparso. Aia, che dolore. Dov'è finita la mia sfera che le ho lanciato? Scusami. Giusto per curiosità, gioco. Ecco fatto, finalmente.
Allontanati. Aia, che botta. Minchia. Che pugno incredibile, guerra. Occhio, fa attenzione, che questa ci sbatte di fuori. Nel modo sbagliato del termine. Lo sapevo. Il mio nuovo attacco ti sorprenderà, Tiamat. Aiuto. Vabbè, mi curo per giusta sicurezza, che non si sa mai purtroppo. E ti pareva, non facevo in tempo a saltare. Super cazzottone in faccia e via. Dai, Tiamat, vorrei sapere quant'è la tua barra di vita. Olè, finalmente. Beh, non è durata tantissimo come boss fight, devo dire. Mi è piaciuta, ma nulla di estremamente lungo. Pensa che figo se adesso quelle ali ce le prendevamo noi. Cavaliere. Strappale il cuore finché ancora in vita. Voglio sentirla gridare. Che sadico. Uno degli eletti. Posso esaudire ogni tuo desiderio. Puoi ripristinare l'equilibrio. No, quello no. Ovviamente. Aia, cazzo, il cuore! Non mi stupisce che Samael voglia questo oggetto. È pervaso dal potere. Pensi davvero che ti lascerà vivere abbastanza a lungo da ricevere quanto ti spetta? Sì, penso proprio che lo farà. Penso che sarà un demone di parola, Samael. Cuore dell'eletto, grazie. Una pietra intera della vita, perfetto. E basta? Questo è un teletrasporto? Sì, questo è un teletrasporto. Tragico. Come farai a fuggire da questa prigione di pietre senza il tuo amico piumato? Il mio amico piumato è morto. Di certo ti sei dimostrato intraprendente. Forse posso escogitare un modo più rapido. Invece che scalare le rocce? Parla chiaro, demone. Varchi serpentini, antichi sentieri che si snodano nel guscio di questo mondo morto. Il viaggio rapido, insomma. Io li uso per spostarmi. Pagando un prezzo potrai farlo anche tu. Quante anime vuoi, Vulgrim? Vulgrim. Molto, in realtà. Il cuore dell'eletta. Ho sentito il suo potere non appena sei uscito da quella torre. Certo, te lo do subito, guarda. Non mi ferisci, cavaliere. Non mi metterei mai tra te e il tuo amico Samael. Tu vuoi solo il guadagno. Io desidero solo posare gli occhi sul cuore. Un solo sguardo e il nostro patto sarà sigillato. Se sei di parola, allora te lo farò guardare. Oh, voglio toccarlo. Voglio toccarlo. Dai, che cazzo. E dai. Samael ne sarà lieto. Ne sarà molto lieto.
I varchi serpentini sono tuoi, cavaliere. Grazie. Vieni a cercarmi quando desideri usarli. Ovvero la prossima volta. Però prima, Samael, Vulgrim, fammi vedere quante anime c'ho io. Ah, 3480. Non mi ha dato niente di anime, la stronza. Tu ti amate, non è così? Il distruttore non sarà contento. Hai bisogno di Vulgrim più che mai. Sì, però io speravo di avere un po' di anime da darti. Quindi, signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto, noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!